Vent'anni fa questa tragedia, lei ha ricordato che a distanza di 20 anni si sono fatte tante parole, ma fatti concreti per mettere in sicurezza questa ferrovia, insomma non ce ne sono ancora molti. Esattamente quello che ho cercato di dire prima, nel senso che sappiamo che il collegamento ferroviario che unisce il Piemonte e la Val d'Aosta, e noi ci stiamo in mezzo, con il ragionamento che interessa anche il comune di Chivasso specialmente e Ivrea, e che permetterebbe ovviamente di velocizzare il percorso che dalla città, da Torino, collega con la Val d'Aosta passando attraverso il nostro Canavese, sia un'opera fondamentale, importante, proprio perché credo io che il collegamento ferroviario sia ed è stato in questi anni e lo è tuttora un motore di sviluppo dei territori stessi. E quindi quando in seguito poi ad un incidente come quello, è vero che sono stati fatti degli interventi per migliorare questa linea, che però, ahimè, poteva essere utile e fondamentale 30 anni fa. Adesso non basta più, viviamo in un'epoca in cui il mondo corre sempre più veloce e l'esigenza di raddoppiare la Chivasso-Ivrea-Aosta esiste e se ne parla da 20 anni. Ma quello che dico è che io continuo a sostenere, noi 2 settimane fa abbiamo avuto un incidente qui, un signore anziano che ha attraversato con la sua bicicletta in un punto in cui c'era un casello che era stato dismesso, povero, una persona anziana che ci ha lasciato la vita. E quindi voglio dire, ci sono degli interventi minimali, di minima, che potrebbero con poche risorse essere fatti e quindi fatti anche nei momenti di crisi, e parallelamente si potrebbe pensare, organizzare, approfondire la progettazione e trovare le risorse per finalmente mettere veramente in sicurezza questo tratto di linea ferroviaria, in modo che siamo tutti molto, come dire, molto più tranquilli e diamo un servizio al territorio, ce n'è bisogno. Che cosa rimane a 20 anni di questa tragedia di Mauro in lei? La presenza, anche se non è fisica, le arrabbiature, perché quando le cose mi vanno storte mi arrabbio con lui perché non c'è, e 2 figlie splendide, 2 nipoti e vuoto, 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 che però si colma perché si va avanti, perché la vita è così, perché è successo a me come è successo ad altre persone. Un po' di rabbia anche perché tutto questo è servito a poco, insomma, questa ferrovia non ha fatto grandi passi avanti. Senz'altro, però al di là degli errori umani, al di là delle ferrovie, io non credo nel destino, ma certe volte penso che invece sia così, ossia è successo a lui e poteva succedere a chiunque. È molto difficile accettarlo perché non sei preparato per una cosa del genere. Ma di Mauro parlano tutti bene, lei ha scritto anche di una persona tutto sommato forte, ma che sapeva prendere la vita in modo disincantato. Mio marito, infatti, è stata una sua caratteristica che avevo anch'io, quindi ci accomunava, cioè, molto, no? Ossia, quando le cose vanno male ti viene una battuta, non posso dire una parolaccia, per cui cerchi di farle andare bene, sai benissimo che non vanno, ma ti remi in ansia, si diceva una volta. No? Insomma, lei dal suo marito ha ereditato la forza. Sì, sì. Questo senz'altro, e poi stravolgimento della vita, dover ricominciare da capo, scoprire risorse che non immaginavi di avere assolutamente. Allevare 2 figlie, una faceva le medie, l'altra faceva il liceo, occuparsi di genitori che ormai erano anziani e non erano più sanissimi, la scuola e tutto il resto, insomma, ma si fa,